si ritirò dal mondo. Lo decise da un giorno all'altro. Si ritirò dal mondo. Per carità, nulla a che vedere con il suicidio. Semplicemente scelse di isolarsi da taluni argomenti. Decise di non parlarne più, di non scrivere più nulla, di non rispondere più a nessuno, ammettendo una sola eccezione: l'amore. Stanco del falso linguaggio dei politici, snervato dall'ignoranza populista, sfiancato dalle inutili e acide diatribe, si dedicò agli occhi della gente, sfogliò pagine dell'anima, scrisse righe e righe di solitudini, conversò con il nulla. Si accorse allora che il suo linguaggio divenne più delicato, più affascinante, incantevole, dissociandosi dal basso costume dell'insulto e della lamentela, e rifiutandosi di confrontarsi con il mondo, finalmente si deliziò del mondo, perché scoprì le cose inespresse che aveva dentro da sempre e, come d'incanto, elevò il suo spirito.